E fratelli bianconeri e non di nuovo, innanzitutto Forza Juve. Detto ciò, secondo video perché oggi voglio parlare di un giocatore che mi attizza e non poco. Voglio parlare di Nahuel Molina, giocatore dell'Udinese, giocatore argentino, 24 anni. Qualcuno dice destinato ad un grande futuro, terzino destro, noi ne abbiamo assolutamente bisogno, ne avremmo bisogno uno forte anche a sinistra che speriamo arriverà, però secondo me Molina è un giocatore molto interessante, è un giocatore veloce, un giocatore che sa fare gol, perché non va dimenticato che da terzino destro ha giocato nell'Udinese anche spesso e volentieri avanzato, ha fatto 7 gol, non è che ne ha fatti pochi. Giocatore di 24 anni, un giocatore sicuramente che è un profilo secondo me in stile Juve, anche perché ha un costo relativamente basso, si parla di una cifra che varia dai 10 ai 15 milioni di euro, quindi comunque giocatori assolutamente nei parametri della Juventus. È un giocatore molto bravo perché ho avuto modo di seguirlo in qualche partita dell'Udinese, poi mi ricordo, mi sembra, non mi ricordo in quale partita lo fece, io mi ricordo che fece un gol bellissimo, non so se contro la Roma, mi sembra, qualcosa del genere, o contro la Lazio, non mi ricordo, però so che fece un gran bel gol. Ed è un giocatore sicuramente che fa al caso della Juventus, perché noi a destra abbiamo bisogno di un terzino destro. Qualcuno mi potrebbe chiedere, Demon, però a destra c'è Danilo. Sì. A destra c'è Danilo, però Danilo è un po' anche considerabile un jolly. Quindi cosa vuol dire? Che Danilo non necessariamente deve fare il terzino destro, anche perché, per quello che io ho potuto vedere, mi sembra un giocatore che si adatti, come dicevo prima, jolly a qualunque ruolo, perché sa fare il centrocampista, sa fare la mezzala. Sa fare il mediano arretrato, quindi non è tassativamente Danilo un giocatore che gioca a destra e basta. E siccome siamo andati avanti da 2 anni a questa parte con lui e con Cuadrado, ormai anche Cuadrado è arrivato a una certa età, 33 anni, è ora che la Juventus pensi di poter sostituire questi due giocatori. Non tanto Danilo che comunque è nei 30, però. Ripeto, Molina è un giocatore che sicuramente fa al caso della Juventus come caratteristiche, è un piede destro, non è altissimo come dico perché è 1,75 m, però le sue caratteristiche lo portano anche molto vicino alla porta perché i suoi 7 gol parlano chiaramente. Se poi partiamo da un presupposto che questi 7 gol provengono da una permanenza in una squadra come l'Udinese, a maggior ragione prendono valore. Giocatore che assolutamente prenderei, assolutamente. Quindi la Juventus è alla ricerca di questo giocatore. Fonti dicono che Cherubini sta provando ad affondare il colpo per questo ragazzo. Non va dimenticato, un ragazzo di 24 anni, quindi ha tutta la carriera davanti da poter giocare. Quindi assolutamente un giocatore da prendere in considerazione. E non c'è ancora nulla neanche di ufficioso, sappiamo soltanto che c'è una trattativa che potrebbe andare a buon fine e noi ce lo auguriamo, visto che, ripeto, è un giocatore dal profilo interessante, ma soprattutto ha un costo assolutamente accessibile, perché voglio dire 10 milioni, 15, 12, 13 sono cifre che la Juventus sposa. Da sempre. Sappiamo tutti che la Juventus non è molto amante di andare a spendere i 60, 70, 80, i 100, però ciò non toglie che non necessariamente quando compri un giocatore da 80 milioni poi i risultati sono quelli che ti aspetti, quindi tutto va fatto con calma. E io poi sono uno di quelli che ha sempre sposato la filosofia bonipertiana quando Boniperti diceva sempre: io non devo comprare i campioni lo devono diventare alla Juventus. E
E dovrebbe essere così. Il problema è che la Juventus di oggi non è quella bonipartiana, altrimenti sarebbe un detto su cui puntare. Ciò non toglie che la Juventus negli ultimi anni ha ricominciato ad investire sui giovani pronti, Locatelli, Vlahovic, insomma, sono arrivati giocatori d'élite tra i 20 anni, 21, 22, quindi sicuramente diciamo che la filosofia bonipartiana pian piano sta riprendendo quota. Ripeto, Molina secondo me, non so il vostro pensiero, ma è un giocatore assolutamente da prendere, un giocatore in ottica Juventus, ripeto, Cherubini ha già parlato con il DS dell'Udinese, si sono sentiti, non c'è nulla di definitivo assolutamente, però la Juventus vuole Molina e ci proverà fino alla fine. Giocatore assolutamente da prendere, giocatore che può darti grande affidamento. Goleador, un galoppatore della fascia destra, un terzino un po' vecchia maniera, un terzino un po' vecchia maniera. Credo che sarebbe veramente, veramente, veramente un acquisto importante. E poi soprattutto si parlerebbe finalmente di un piede destro, perché negli ultimi anni, ragazzi, a Torino sono arrivati una marea di giocatori di sinistro. Dybala era Mancino, Rabiot e Mancino, Di Maria che dovrebbe arrivare è Mancino, Bernardeschi era Mancino, cioè un sacco di giocatori Mancini. Finalmente parliamo di un destro che gioca col destro. Sono curioso. Sicuramente è un giocatore che mi piace, un giocatore che ha secondo me le caratteristiche per poter sfondare nella Juventus. Mi piacerebbe sapere il vostro parere su questo giocatore. Detto questo, ragazzi, stasera mi raccomando, non mancate perché stasera siamo su Signora Mia. L'orario dovrebbe essere il solito delle 21 e dovrebbe essere con noi il direttore Luciano Moggi. Quindi mi raccomando, veniteci a seguire di là stasera, vi aspetto numerosi, ok? Fatemi sapere il vostro pensiero su Molina, ci tengo molto perché è un giocatore del quale prima si è parlato, poi è sparito dai radar, adesso invece sarebbe prepotentemente rientrato nel radar juventino. Ripeto, Cherubini ha già parlato con il DS dell'Udinese. Non sono arrivati ancora a nulla, però la trattativa sta andando avanti ed è molto facile che vedremo questo giocatore che, ripeto, ha parametri Juventus sia di costi che di ingaggio, per cui credo che sarà molto facile poterlo vedere alla Juventus. Fatemi sapere il vostro pensiero, ci tengo. Ragazzi, vi aspetto stasera, signora mia, ore 21, molto probabilmente con il direttore Moggi. Dico molto probabilmente e dico anche una preghiera perché con Moggi non si sa mai, però dovrebbe esserci. Ciao a tutti.